Ben ritrovati cari amiche e cari amici di Angoli, siamo per partire con il nostro consueto appuntamento quotidiano. Oggi parliamo di un bellissimo argomento perché diamo spazio alla beneficenza, alla solidarietà e presentiamo Casa Nazareth. Vado subito a presentare gli ospiti in studio, Massimiliano Costa di Fondazione Caritas, benvenuto. Grazie, buongiorno. E Gabriele Bianchi, operatore della Caritas diocesana di Como e responsabile di Casa Nazareth. Ecco, perché buonasera. Parliamo di Casa Nazareth, che è una realtà ormai ben radicata nel tessuto comasco, che appunto si occupa di fare carità, fare del bene. Esiste da oltre 120 anni. E voglio proprio approfondire il discorso di questo progetto di Casa Nazareth con te, Massimiliano. Quando è nato? Di cosa si occupa? Sì, come hai detto tu, Casa Nazareth esiste da oltre 100 anni. Però questa destinazione attuale a mensa di solidarietà è una cosa molto recente. Di fatto noi siamo diventati utilizzatori dell'immobile dal dicembre del 2020 e subito ai primi di gennaio del 2021 abbiamo iniziato a utilizzarla come mensa di solidarietà. Ecco, che è il nostro focus di oggi, la mensa di solidarietà. Esattamente. E nel gennaio del 2021 c'erano ancora le restrizioni Covid, quindi non si poteva ospitare le persone a tavola e venivano preparati i pasti e lì distribuiti. Da maggio del 2021 invece abbiamo iniziato a servire pranzi e cena tutti i giorni, appunto, diciamo così, a tutte le persone che sono ospiti di questa mensa. Poi magari Gabriele ti spiegherà meglio chi sono gli ospiti di questa mensa. Questo progetto è nato appunto, diciamo, nel periodo della pandemia. Sì, periodo molto particolare, difficile. Esattamente, perché le mense tradizionali della città di Como hanno avuto delle loro difficoltà, in particolare la mensa serale aveva chiuso. Questa mensa ha messo insieme più enti, più servizi e li ha riunificati. Quindi questa mensa oggi funziona 365 giorni all'anno, mezzogiorno e sera, ed è fatta da più enti, che sono la Casa della Missione, che si è sempre occupata a Como dei festivi, del pranzo dei festivi. Poi c'è la Fondazione Caritas, che siamo appunto io e Gabriele. Poi c'è la Casa Vincenziana, che gestisce anche l'altra mensa che è presente nella città di Como e che con noi collabora e ci sostiene. Ci sono le suore guanelliane, mi viene da sorridere perché in verità è la suor Maria che è un po' il volto noto, il volto bello della nostra mensa, che lo fa da una marea di anni e che ci ha dato una grossa spinta a ripartire, diciamo così. E poi alla fine c'è l'associazione Incroci, ODV, che anche loro si occupano da tanti anni di solidarietà attraverso la mensa ai poveri. Questo è un po', diciamo così, il parterre degli enti che ha avviato questo servizio e che oggi, appunto, è un servizio che ha dei numeri importanti. Infatti, a proposito di numeri, proprio per capire poi nel concreto sia come si svolge il lavoro all'interno di Casa Nazareth, quali sono e quanti sono i pasti che vengono serviti quotidianamente? Allora, quotidianamente vengono serviti circa 200 pasti ed è un numero che è andato man mano aumentando, specialmente in questi ultimi mesi, e sono a metà a mezzogiorno, a metà alla sera sostanzialmente, quindi un centinaio di persone a mezzogiorno, un centinaio di persone alla sera. Sono tutte persone che stanno vivendo un momento di difficoltà, sono i poveri che vivono in strada, anche se abbiamo notato che dopo il Covid c'è stato un aumento anche di quello che dicono che sono un po' le nuove povertà. Un po' di emarginati sociali. Esatto, no? Esatto. E, tendenzialmente persone anziane o persone che hanno perso il lavoro e quindi stanno vivendo in questo momento un po' di fatica. Comunque sicuramente è importante il lavoro dei volontari in questo contesto. Assolutamente, il lavoro dei volontari. Noi diciamo sempre che è un po' il cuore di Casa Nazareth, perché senza il supporto e l'apporto della loro disponibilità e del tempo, il servizio non potrebbe girare. Do un numero indicativo, ma giusto per rendersi conto di quante persone girano a Casa Nazareth, nell'arco della settimana, quindi dal lunedì alla domenica, facendo il servizio mezzogiorno e sera, sono quasi 200, tra i 230 e i 250 persone che ruotano intorno al servizio. Certo, noi ci auguriamo che possano essere sempre di più. Però adesso vorrei, Massimiliano, parlare di una campagna natalizia. Io ho con me un bigliettino. A Natale puoi, cosa ci racconti? Racconto che la mensa ha dei numeri importanti e tra i numeri ci sono anche i costi,
Ho calcolato proprio in questi giorni che il costo giornaliero della mensa è di circa 700 euro. E quindi, come diceva Gabriele, noi abbiamo un cuore che sono i volontari, abbiamo anche altre braccia, una di queste braccia sono le donazioni in denaro, donazioni che ci aiutano a sostenere tutti i costi della mensa. Stiamo cercando di rafforzare quello che è il sostegno a questa mensa e in questo periodo abbiamo appena fatto uno spettacolo in un teatro, avremo un concerto di Natale al 16 di dicembre, insomma una serie di iniziative. Un'altra iniziativa molto semplice è questa della cartolina: a Natale puoi donare dei pasti a qualcuno che non li può avere. E noi ci auguriamo che possano esserci sempre più volontari, perché basta poco, un po' di tempo che ognuno di noi può dedicare per fare davvero tanto del bene a queste persone meno fortunate. Io ringrazio i miei ospiti, certo. Massimiliano. Grazie. E Gabriele, do qualche istante di pausa, ci troviamo tra poco per parlare degli eventi in programma. Rieccoci, adesso vi mostriamo alcune immagini relative ad un evento che si è tenuto negli scorsi giorni e che ha fatto conoscere meglio una realtà imprenditoriale molto importante di questo territorio. Gabel a Rovellasca ha ospitato un Open Factory, un percorso all'interno della sede di produzione dell'azienda manufatturiera Comasca, specializzata in complementi d'arredo e biancheria per la casa. I visitatori hanno potuto visitare l'ufficio prodotto, la cucina colori, il tavolo campionatura, la stampa rotativa e digitale, il magazzino cilindri, la tintoria e il magazzino generale. Molte le curiosità per gli ospiti in una sede tra l'altro completamente sostenibile, dai disegni degli stilisti ai quadri di studio dei colori per arrivare al magazzino cilindri, memoria storica dell'azienda. Un centro innovativo a livello mondiale, tra l'altro progettato dall'architetto Gregotti, con all'interno una lunga serie di opere d'arte. L'evento ha registrato fin da subito il tutto esaurito. I migliaia provenienti da tutta la Lombardia e da tutto il Nord Italia hanno partecipato alle visite guidate organizzate dall'azienda, che attraverso 14 turni ha colto l'occasione per raccontarsi e rafforzare il legame con la comunità e i propri collaboratori. Eccoci, adesso passiamo ad un altro evento, in questo caso un evento in corso, e parliamo di arte. Lo facciamo con la nostra ospite, l'artista Antonella Quacchia, a cui do il benvenuto. Ciao Antonella. Buongiorno, ciao a tutti. Ecco, noi stiamo parlando di una mostra dal titolo Orizzonti Sensibili, che è in corso dall'8 novembre all'8 dicembre, quindi vorrei prima di tutto spiegare ai nostri telespettatori quando e dove è possibile vederla. Ecco, la mostra è in corso, come dicevi, dall'8 di novembre all'8 di dicembre, nello spazio My Own Gallery, cioè Superstudio Più, a Milano, in via Tortona 27, ed è aperta tutti i giorni, dalle 10.30 di mattino alle 19.30 di sera, in continuato, con un ingresso libero. Vi aspetto. Ecco, Orizzonti Sensibili è un titolo molto evocativo. Vorrei capire meglio i temi trattati da questa mostra. Questa mostra tratta il mio percorso artistico in quattro differenti sezioni e una si chiama Amo la vita, l'altra Orizzonti Sensibili, l'altra Floating Foams e la ultima si chiama Serendipity e riguarda gli ultimi lavori che ho fatto utilizzando le resine. Ecco, queste tematiche come si inseriscono all'interno del suo tessuto? Del suo vissuto? Io ho un percorso che è un po' atipico per un artista, perché mi sono laureata in informatica tanto tempo fa a Torino e poi ho svolto una carriera per tantissimi anni in questo ambito, lavorando prima al CERN di Ginevra per una decina d'anni e poi all'ILO, International Labour Organization, sempre a Ginevra, che è una agenzia specializzata dell'ONU. Ho sempre però coltivato questa passione per l'arte e dal 2019 in poi mi sono dedicata esclusivamente a produrre opere artistiche. Quindi questo si inserisce in questo modo, insomma, nella mia carriera. Certo, ci sono anche stati degli eventi della sua vita che hanno poi influito sulla sua opera artistica.
Sì, certo, ci sono stati parecchi eventi, infatti queste serie che potete anche vedere in sovrapposizione rispecchiano appunto questi differenti eventi. La serie Floating Form viene da un momento di particolare riflessione sui temi della vita e della morte. La serie Amo la vita invece è un'esplosione di colori che appunto celebra la vita e celebra e che vuole essere come una visione presa dall'alto della nostra realtà, dove tutto diventa soltanto forme e colori. La serie Our Planet invece celebra i paesaggi in una maniera astratta, paesaggi che sono non soltanto paesaggi che possono ricondurre a dei ricordi reali, ma possono anche essere paesaggi dell'anima. E poi l'ultima serie, Serendipity, è la serie dove ho utilizzato le resine. Questo è stato un incontro molto recente con una ditta qui a Milano che crea delle resine, per cui poi ho usato questo materiale che per la sua fluidità e per la sua trasparenza mi permette anche di veicolare un messaggio più relazionato all'ambiente e alla tutela dell'ambiente, specialmente della tutela dell'ambiente marino, che mi sta particolarmente a cuore, perché io in passato ho fatto parecchie attività di subacquea e quindi amo molto questo ambiente marino. Grazie Antonella per averci presentato questa mostra che ricordiamo essere in corso dall'8 novembre all'8 dicembre alla Maion Gallery di Superstudio Più di Milano. Ciao Antonella. Grazie a voi, ciao. Adesso qualche minuto di pubblicità, ci troviamo tra poco con la seconda parte di Angoli.